siamo a Cagliari in compagnia di Giovanni Re, che parlerà della Digital Fabrication e le nuove frontiere dell'artigianato tecnologico al Salone dell'Innovazione. Perché a Cagliari e di che cosa si tratta? Cos'è l'artigianato tecnologico? Allora, a Cagliari perché in effetti questo Salone dell'Innovazione è un qualcosa di veramente straordinario. Giro tanto e devo dire sinceramente di aver trovato una quantità di innovazione spettacolare qui a Cagliari. Ecco, pomeriggio parlerò appunto degli artigiani, analogici che in qualche maniera devono, è un obbligo quello che devono fare, abbracciare le tecnologie per essere competitivi. E altra cosa che discuterò e cercherò di far capire, in quanto tanti di loro l'hanno già fatto, è quello di unirsi in rete, fare rete, perché oggi è basilare che tra di loro iniziano a interscambiarsi le competenze, le esperienze e tutto quello che hanno sviluppato nell'arco della loro carriera da bravi artigiani. In Italia abbiamo veramente l'eccellenza sugli artigiani e noi crediamo che appunto con una tecnologia desktop e con un'apertura, quindi il fatto di poterla connettere semplicemente con strumenti che hanno già a loro disposizione, possano fare quel salto in avanti che diventa oggi obbligatorio. A che età si può iniziare e che competenze servono? L'età, sinceramente, io faccio dei corsi pure ai bambini nel fare, vale a dire gli do degli strumenti tecnici e tecnologici che guarda caso sono assimilati in una maniera incredibile in tempi brevissimi, quindi l'età per me è irrilevante, prima lo si fa meglio è. Questo è un altro aspetto che probabilmente ne parlerò pomeriggio, ma andare per le scuole è un'altra delle operazioni che stiamo cercando di fare con la community degli artigiani tecnologici in tutta Italia. Ultima domanda, è solo un hobby o può diventare anche un lavoro? No, deve diventare un lavoro, vale a dire il maker americano che è molto vicino al nostro artigiano tecnologico lo fa per hobby e lo fa di notte. Noi invece dobbiamo trasformare la passione del fare in modo da farlo diventare un lavoro e che sia produttivo e che non solo faccia gioire nel farlo, ma che porti anche un beneficio economico, e lo si può fare. Grazie. Di niente.